Ciao! Bentornato al programma TV di oggi con notizie come: la vacanza di Capodanno in Argentina non ha placato l'ira di Belén Rodríguez. La showgirl continua ad avere il dente avvelenato nei confronti dei suoi ex. Dopo il botta e risposta al vetriolo con Antonino Spinalbese, a cui è seguito l'intervento del suo legale di fiducia, la soubrette non si sta mostrando tenera neanche nei confronti di Stefano De Martino. Durante una recente ospitata a Domenica in Belén, Rodríguez aveva già accusato l'ex marito di averla tradita con una dozzina di donne e di non esserle stato vicino quando alla sua porta aveva bussato la depressione. Adesso la showgirl argentina ha un nuovo compagno, l'imprenditore bresciano Elio Lorenzoni, che non la molla un attimo e che è persino volato con lei in Argentina. Eppure lei non riesce a lasciarsi il passato alle spalle. Nelle scorse ore, la gossipara Deianira Marzano ha portato all'attenzione dei suoi follower un commento social di Belén Rodríguez, sfuggito sinora all'attenzione di chi segue il profilo Instagram dell'esplosiva argentina. Un commento che ha la potenza deflagrante di una bomba. Belén continua a dire la tua e zittire tutti. Io adoro il gossip e i pettegolezzi. Quanto ci piaci così stronze asterisco ta. PS. Poi un giorno ci dirai se la storia del tuo ex marito con la Marcuzzi era vera. Confido in te. Baci, buone vacanze, scrive una follower. La showgirl non se lo lascia ripetere due volte e replica: confermo. Inutile dire che il commento sta facendo il giro dei social. Belén Rodríguez non solo riesuma un vecchio gossip, risalente al 2020 e firmato da Dago Spia, NDR, ma non esita a dare apertamente la sua versione dei fatti che, per la cronaca, è completamente diversa rispetto a quella fornita da Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi all'epoca in cui esplose lo scandalo. Il conduttore napoletano, che di solito preferisce trincerarsi dietro il silenzio, quella volta fece uno strappo alla regola e fece capolino su Instagram bollando l'indiscrezione di Dago Spia come una fake news. Qualcuno ha scritto che: non so se ho avuto o ho una storia con Alessia Marcuzzi, disse in una story, ho appena attaccato il telefono con Alessia e con Paolo che sono due miei grandi amici e ci siamo fatti una grossa risata nonostante il fastidio di una notizia del genere. Sono consapevole della posizione mediatica che occupo in questo momento storico. Essendo un personaggio pubblico accetto le fake news, le critiche e tutto quello che succede. So che si sprecheranno le notizie in questi mesi e vivo serenamente. Però quando si toccano delle famiglie con dei bambini, vi prego, evitiamo, davvero. Alessia Marcuzzi, che all'epoca era sposata con Paolo Calabresi Marconi, commentò così la vicenda nel salotto di Verissimo, da dove è nato questo gossip? Non ne ho la più pallida idea. La cosa che a un certo punto mi ha fatto riflettere è il fatto che la gente spesso creda più alle cose che ascolta o alle voci che girano piuttosto che a quello che vede con i propri occhi. Era veramente tutto surreale. Immagino che credere a una cosa romanzata a volte sia più stuzzicante o accattivante. Non è stato proprio piacevolissimo, ma devo farci i conti. La mia vita è sotto i riflettori. Non ho voluto replicare più di tanto. Ci siamo parlati noi tre ed eravamo tutti sereni tra noi, ma assolutamente esterrefatti che fosse uscita questa cosa. Spero sia finita così. Se sono stata male, guarda, la verità ce la siamo detta in famiglia. Quindi, visto che i miei familiari erano a posto, lo era anche il mio cuore. Per il resto, se devono chiacchierare che lo facciano. Sono abituata.